Firmato in prefettura un protocollo d'intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza sulle donne. Presente all'incontro l'assessore alla formazione della Regione Campania, Chiara Marciani, dà alle istituzioni un segnale forte per fronteggiare un fenomeno dilagante, anche in Irpinia. Sì, si parla molto spesso di rete, è importante fare rete per affrontare questo fenomeno e questo protocollo d'intesa che si sigla oggi credo sia un modo importante, un modo efficace ed efficiente di fare rete. Sono tanti gli interlocutori che sottoscrivono oggi questo protocollo e la Regione, come dire, non partecipa alla stesura della firma, ma ci sembrava importante come Regione essere comunque presenti e dare il sostegno a questa iniziativa. Come sarà attuata questa rete sul territorio? Sicuramente è importante dare segnali concreti. Anche come Regione abbiamo iniziato un sistema che credo possa essere quello efficace. Ci siamo immaginati una specie di conferenza di servizi, che è il sistema in genere utilizzato nelle opere pubbliche, e noi abbiamo pensato di utilizzarlo invece sulle persone, cosa c'è di più importante alle persone. E quindi anche il protocollo, tutti gli interlocutori del protocollo di oggi possono, secondo me, fare una specie appunto di conferenza di servizi in quelli che sono i casi di violenza, senza dimenticare quello che poi l'elemento invece poi ulteriormente importante che è la prevenzione. Anche come Regione dobbiamo essere fondamentali ed essere presenti nelle scuole e sul territorio in attività di prevenzione contro la violenza di genere. Tra l'altro, i dati sullo stalking in particolare nella nostra provincia sono aumentati, tanto che il procuratore capo della Repubblica di Avellino Cantelmo ha allestito un ufficio proprio apposito, quindi in campo anche gli organi giudiziari. Sì, è importante, come dicevo, appunto la collaborazione ed è importante anche un altro elemento, la formazione di tutti questi operatori. Molto spesso anche le forze dell'ordine adesso hanno un atteggiamento diverso, ma devono essere preparati, così come nelle scuole, negli ospedali, a riconoscere quelle che possono essere vittime celate della violenza, le cosiddette cadute dalle scale. E quindi è importante appunto che ci sia anche formazione degli operatori per essere sempre più attenti a riconoscere quelle che possono essere le vittime di violenza, dallo stalking a episodi anche forse più gravi. Il messaggio forse che va anche alle donne di esporsi di più, denunciare di più i maltrattamenti, i casi di violenza. Quello è l'obiettivo principale, cercare di essere di supporto alle donne che denunciano, magari con un elemento importante che ci manca, che è quello delle case rifugio in Campania, perché molto spesso le donne non denunciano perché non hanno una via di fuga, chiamiamola così. E quindi offrire anche case rifugio per le donne e magari anche per i figli, che molto spesso subiscono violenza in maniera indiretta, è l'elemento importante che ci manca e sul quale stiamo lavorando.